Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, finalmente sono tornata su YouTube dopo 3 settimane. Come leggete dal titolo, vorrei raccontarvi in breve, spero, come dico io, in breve poi mi dilungo, la mia esperienza sull'intervento chirurgico alla cistifelia. Perché questo video può aiutare le persone, per chi ce l'ha e per chi ovviamente deve fare ancora l'intervento. Allora, in breve vi dico che io mi sono accorta nel 2021, praticamente avevo dei dolori. Era stato un weekend, avevo dei dolori forti allo stomaco. All'improvviso mi è successo, non so il perché, non so come, e diciamo che all'inizio, in questi 2 giorni, ho sentito tanto dolore. È stato novembre nel 2021 e alla fine non sono riuscita a trattenere questo dolore. Alla fine sono andata al pronto soccorso. Al pronto soccorso ho fatto tante analisi, eccetera, che poi mi hanno portato ovviamente all'ospedale, perché il pronto soccorso mi ha detto che devo andare subito in ospedale per fare tutte queste analisi qua. Ho fatto le analisi, sono stata lì quasi un giorno in ospedale e alla fine, facendo l'ecografia alla pancia, ho scoperto di avere questa cistifelia al lato destro sotto il fegato dello stomaco. E da lì mi hanno ovviamente prenotato un appuntamento per fare l'intervento, che sinceramente è durato più di 8 mesi, perché ero in attesa di fare questo intervento più di 8 mesi. Dopo 8 mesi, nel 2022, finalmente ad agosto mi hanno operato e fatto questo intervento. Ci è voluto tanto perché diciamo che c'era il Covid, non potevi fare interventi, non potevi andare all'ospedale. Io sono stata sì, ho fatto l'intervento il 2 di agosto, sono stata lì praticamente quasi 2 giorni, quasi, martedì e mercoledì sono stata. I primi 2 giorni, vi assicuro, era stato, cioè, un incubo, stavo male, avevo tanta nausea che non riuscivo a muovermi. Ero molto agitata, però per fortuna dopo mi sono calmata quando dovevo fare l'intervento. L'intervento dovrebbe, boh, credo che è durato un'oretta più o meno, mezz'oretta, adesso non mi ricordo bene, ma comunque all'inizio è stata dura perché avevano problemi a farmi uscire, diciamo, la cistifellea, perché era molto gonfia e si era tanto infiammata. E allora avevano questa complicanza all'inizio, però dopo piano piano sono riuscita a tirarla fuori. Mi hanno fatto 3 punti, 3 punti nel lato destro, nell'altro sinistro, 2 punti nel lato destro e nell'ombelico altri 3 punti. Per cui poi vi metterò la foto del prima e del dopo. All'inizio stavo male, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a camminare. Poi il secondo giorno, piano piano, il dolore si sentiva ancora il doppio e stavo veramente male. Praticamente passata una settimana, io avevo un dolore che
non lo auguro, cioè proprio non lo auguro a nessuno di fare questo intervento e tantomeno di avere questa cosa, io la chiamo cosa, perché è veramente doloroso, non pensavo che era così, non riuscivo a fare niente, non riuscivo a muovermi, l'unica cosa che riuscivo a fare è stare sul divano, perché neanche nel letto non riuscivo a sdraiarmi, ad alzarmi dal letto. Per fortuna c'era il mio ragazzo che mi ha aiutato ad andare in bagno, ad alzarmi. Io quando stavo da sola, che non c'era nessuno perché il mio ragazzo e la mia famiglia erano a lavorare, facevo molta fatica. Infatti non mangiavo. Lui doveva prepararmi le cose il giorno prima per poi mangiare a pranzo, perché io non riuscivo a cucinare, non riuscivo a stare in piedi, neanche a muovermi. C'era questo dolore fortissimo che non riuscivo, cioè non riuscivo neanche a stare sui social, a scrivere. Infatti, talmente stavo male che per me il cellulare non esisteva. L'unica cosa che riuscivo a vedere erano i video su YouTube che mi hanno aiutato molto, ma veramente molto. Grazie alle persone che facevano i video su YouTube, perché in agosto nessuno li fa. E grazie a queste 3-4 persone che hanno fatto i video, che li mettevano ogni giorno sul canale, grazie a loro riuscivo a stare calma, a non agitarmi, a non sentire il dolore perché mi concentravo a vedere i video su YouTube e mi ha aiutato molto. Vi assicuro che non riuscivo neanche a scrivere alle persone in privato, che tutte le volte mi dicevano se stavo bene, come stavo, per cui ringrazio a queste persone che mi scrivono ogni volta e ogni giorno su Instagram in privato, grazie mille. Ovviamente per chi guarda e per chi mi segue sa di chi sto parlando, non faccio tutti i nomi perché sono infinito e oltre. Sto telefono se sta zitto, e diciamo che non riuscivo proprio a scrivere neanche a queste persone che mi scrivevano come stavo, se stavo bene. Ogni tanto si scrivevo, gli dicevo non sto tanto bene, sto male, non riesco a scrivere, eccetera. Però grazie a YouTube, per fortuna, qualche video riuscivo a vedere e mi hanno aiutato molto. Ero talmente agitata, talmente nervosa. Diciamo che in quelle 2 settimane non riuscivo neanche a mangiare, facevo fatica, non avevo voglia neanche di mangiare. L'unica cosa che facevo forse, ma neanche bere, perché ogni tanto sì, bevevo così. Ovviamente ho fatto tante clip, per cui tutte le clip che ho fatto, dal pre-ricovero fino al giorno che sono arrivata a casa e diciamo mi curavo, in poche parole, ho fatto tutte le riprese, mini clip, per cui volevo tenerlo come un vlog, però ho pensato di metterlo insieme a questo video, per cui non so se questo video dura tanto, ma di sicuro durerà tanto. Vi voglio mettere tutte le clip che ho fatto in questo video, per cui vedete a fine video tutte le clip del pre-ricovero fino all'intervento, perché io ovviamente prima dell'intervento del 2 di agosto sono andata a fare il pre-ricovero un giorno. Cioè, non un giorno, tutta la mattina sono stata lì a fare tutte le analisi per vedere se era tutto ok. E diciamo che era tutto ok, stavo benissimo. In più ho anche indossato le calze antitrombo per le vene, le ho tenute più di 3 settimane. Queste calze facevano un male che non vi dico, erano strette. Per forza, perché per le vene infatti non riuscivo neanche a camminare, mi sono tagliato ovunque, ho ancora i segni nelle gambe. E con queste calze qua, che ovviamente ho buttato perché si sono anche rotte dopo 3 settimane, ho indossato anche queste, per cui vi volevo fare vedere. Diciamo che vorrei tranquillizzare le persone che faranno questo intervento. Come ho fatto io, di stare tranquilli. La prima settimana sarà un incubo perché dovete ovviamente farvi aiutare da qualcuno. E state tranquilli, non vi agitate tanto come ho fatto io.
Cercate di fare qualcosa, ovviamente dovete stare a riposo, non fare niente, mangiare, non fare niente. Per farvi capire, io ho quattro conigli, ho un cane, non riuscivo a fare niente con loro e ovviamente il mio ragazzo mi ha aiutato anche con i conigli, perché molte persone mi hanno chiesto: ma come fai con i conigli? E meno male che c'era il mio ragazzo che gli dava da mangiare, gli dava da bere. L'unica cosa che non riuscivo a fare è pulirgli, perché giustamente lui non sa pulire le gabbie e per 3 settimane sono stati i poverini con tutte la gabbia sporca, ma io non riuscivo proprio a muovermi, non riuscivo neanche a vederli, volevo prenderli in braccio, infatti mi mancavano tanto, stavo impazzendo, non riuscivo a carezzare il mio cane, almeno che non ero sdraiata, cioè proprio un incubo. Quella settimana è stato un incubo che volevo profondare, ma il dolore che era forte, cioè non riuscivo a camminare. Infatti, ero proprio agitata, ero talmente stressata che il dolore mi faceva molto male. Era una cosa allucinante, non mi aspettavo questa cosa qua. Infatti facevo fatica a mangiare, però diciamo che il peggio è passato. Piano piano i punti si stavano levando, infatti adesso non ho più i punti. Ho le cicatrici che piano piano arrivano. Semmai poi vi metto anche la foto di come sono adesso. Mi sono ripresa, sono bella carica, tranne ancora un po' faccio fatica ad abbassarmi, ma poco, perché ci vuole il tempo. Per cui mi sono riposata tanto, non ho fatto niente, non mi, cioè, facevo divano, tutti i film guardavo e letto, però la maggior parte stavo sul divano che nel letto perché non riuscivo a dormire. C'era una settimana che non riuscivo proprio a dormire, mi svegliavo ogni 2x2 per andare in bagno, ero nervosa, cioè di tutto e di più. E comunque, per chi ovviamente lo deve fare, mi raccomando, non fate sforzi, state tranquilli, fatevi aiutare da qualcuno in tutto, perché cioè, era stato proprio una cosa allucinante. Niente, questo incubo praticamente è passato, meno male che l'intervento è stato fatto e non ci penso più. Adesso aspetterò le cicatrici, diciamo che ancora non sono in condizioni bene, cioè sono ritornata al lavoro dopo 3 settimane perché ho deciso io ed ero stufa di stare a casa a fare 3 settimane, quasi un mese. Stando a casa no, anche no, perché stavo impazzendo, non riuscivo neanche, cioè volevo uscire, ma ero rinchiusa in casa 24 ore su 24 e non avete idea di che nervoso mi prendeva perché gli altri uscivano e io invece dovevo stare a casa perché stavo male. E comunque vabbè, questa cosa è passata, per fortuna adesso sto meglio, i video inizieranno a essere belli carichi con il sorriso. Come ovviamente ho sempre fatto negli altri video, e niente, questa è stata, diciamo, la mia esperienza. Spero che ho detto tutto, spero che vi ho aiutato. Se avete domande, scrivetemelo qua sotto nel video che vi rispondo. Le domande cattive, cioè le domande. Sia le domande che i commenti cattivi verranno eliminati e bloccati perché io non voglio, perché ci sono stati dei commenti assurdi su un video che io ho fatto, che era una cosa allucinante. In più ho caricato un video di 5 secondi quando stavo male e ho fatto vedere che ero in ospedale e appena ho visto il video che ho ricevuto più di 20 non mi piace, ci sono rimasta male, ma non per il fatto dei like che hanno messo non mi piace, ma per il fatto del rispetto, no? Della persona che stava male che ha avuto questa cosa. Per cui tu che guardi il video e metti non mi piace, cioè sei proprio fuori di testa. Perché hai messo non mi piace questo video che era rischioso per la mia salute? Io all'inizio questo intervento era molto rischioso, avevo dei problemi, infatti sono stata intubata per almeno più di un'oretta con il tubo, eccetera. Per cui
perché il mio era molto infiammato per quello, ma cioè, quando ho visto quel video di 15 secondi che ho messo per tranquillizzare che io sono, diciamo, un po' così così, diciamo che l'ho voluto caricare, ma aver visto quei like, quei dislike senza un motivo solo perché, boh, per invidia, non lo so, che poi invidia è proprio zero, perché su quello che è successo in questo mese vorrei proprio dimenticare questo mese da incubo, perché per me è stato un incubo e non lo auguro a nessuno. Per quello che dico, la gente proprio sta proprio male di cervello sui social, perché ho ricevuto anche commenti osceni che è meglio che non ve le faccio leggere, non sono neanche solo salvati, ma proprio stavo anche peggio quando ho ricevuto commenti brutti sulla mia salute, cioè che stavo male quando ho fatto questo intervento. Cioè, comunque niente, prima che parlo fin troppo, vi lascio tutte le clip. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video perché non so quando sarà il prossimo video, perché questo lo sto registrando adesso, che è il 27 di agosto. Voi lo dovete, cioè, mi sto già impappinando. Voi lo vedete, il 30, che è martedì, per cui questo video lo sto già registrando adesso. Tutti gli altri video piano piano li dovrei registrare perché non ho più video. Comunque, detto questo, aspetto tutte le vostre domande qui sotto, lasciatemi un like, se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi che io vi aspetto, che arriveranno nuovi video molto belli, seguitemi su Instagram e niente, vi lascio tutte le clip del pre-recovery e dell'ospedale e ovviamente anche la mia guarigione, piano piano ogni giorno. E noi, io vi saluto qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ti sei attaccato lo scotch, non c'avevi mai, non c'era. Perché ti ha attaccato lo scotch? Madonna! Si è gonfiato. Che aspetta? Io ho sentito un male dalla Madonna quando me l'ho Ma non me l'ha fatto fatto. qua, sotto. Cioè, Dove te l'ha fatto? non riesco a tirarlo via. No, tu me lo strappi. Ma dove cazzo te l'ha fatto? Te l'ho detto che non volevo tirarlo via. Mi fa male il braccio. Gonfio. Non trovava la via.